la classificata, ovviamente. Dispiace che oggi sono da solo e dovrete sorbirvi il naso brutto di Celeborn. Quindi oggi giochiamo a Counter-Strike. Iniziamo subito con l'unica mappa praticamente giocata del gioco, che tra l'altro mi sembra che l'hanno aggiunta anche su Blockade, ma perché io devo aspettare un quarto d'ora ogni volta? Un quarto d'ora per entrare in gioco, ma è stressante, è stressante. Guarda, non faccio neanche i tagli, ragazzi, così vedete quanto ci mette. Recupero i dati di gioco, sì, recupera questo. No, continuiamo. Go. A me piace molto questo. No, no, no. Sorry. Sorry. Praticamente in classificata, ragazzi, sono entrato alla fine della partita. Cioè, ecco la gente che gioca a Counter-Strike. John Cena, sì, ho 12 anni, mi sento figo. Dai, niente. Stop crying, please. Dai, proviamo questo fantastico gioco. Sì, con l'amico, quello no. Oddio, oddio, ma che cazzo ti senti? Dai, non riesco neanche a sentirmi io che parlo. Rilasciamo con l'arma bonus. Sì, non nella mischia magari. Ma potrei silenziare il suo stronzo. Sì. La gente che gioca a Counter-Strike veramente è un qualcosa. Ecco. Sì, che è il Papa che si è innamorato. Che è l'inno russo. Ma perché? Ma è possibile che uno deve stare a sentire sti deficienti? Perché ci stanno i polli? Che salta. Allora, parliamo di questa giochina. Ah sì, l'ho ucciso. Allora, posso andare a fare... Okay. Sì, vabbè. I punti di respawn di questo gioco, stavo dicendo, fanno così schifo che ti fanno rovinare e finire praticamente in culo... Mori, stronzo. Che cazzo? Tanto io già lo so che mi stufo. Sì, muori. Tacci tu. Ecco, ti saluto. Sì, vabbè. Sì, c'è una festa, non mi avete invitato. Sì, ciao. Giochiamo seri. Se riuscissi a uccidere qualcuno. Sì. Gente che critica Call of Duty, per carità, eh. Punti di spawn, grazie. Cioè, ok. Punti di spawn. Pollo di merda. Guarda, a me piace tanto questa modalità, corsa alle armi. Lo so che non è classificata, a voi piace classificata, sì. Però a me piace questa. Che devo fare? Beh, non è che c'è un senso proprio logico, un senso... Che è successo? Gabe Newell, sì, ti ho dato 10 euro. Ok, basta. Ragazzi, questo è il momento fatidico. Devo pagare una cassa delle armi di Counter-Strike per avere la possibilità di avere un'arma figa oppure comprare direttamente l'arma. Questo è quello che intendo io. Volevo innanzitutto provare questa che ce l'hanno tutti. Tutti. Secondaria, pistoletta nuova. Ok. OP. Ok. Eccolo di prima, poverino. Fa tenerezza. Ciao. Rex, sì, sono forte. Se gioco a Counter-Strike, sì che sono forte. Ma quanto sei pro gamer allora? Vai sopra il cornicione. E gli vai dietro. Ok. Non ci credo, non ci credo. Penso sia l'acquisto più inutile dell'universo. No, ragazzi, stiamo scherzando. Muori, muori! No! Niente, ragazzi, devo riuscire a uccidere una persona con quella pistoletta. Per forza. Cioè, fa schifo, fa cagare. Cioè, è peggio di un culo di pecora pieno di tarzanelli. Posso ucciderlo? No! L'ha ucciso! Diego! Diego! Mi dispiace. Sì! Sì! Cristo ce l'ho fatta! Ok, ragazzi, fine del video, sono anche morto, non mi interessa. Mi raccomando, ricordatevi che c'è Clashar che adesso si sta facendo le pippette sugli hentai e
e Fabio che si sta sedendo sopra le schede grafiche in azione con le ventole accese. Diego! Avete smesso dona? Dona 50 dollari, 10.000 dollari e io mi sono preso tutto. E siete veramente dei coglioni, ragazzi. Siete veramente stupidi. Perché io, grazie a voi, viaggio gratis.